Sono già 17 i casi seguiti in Toscana dall'Associazione Avvocati Matrimonialisti per altrettanti minori che non possono ricevere il vaccino anti-Covid perché entrambi o uno dei due genitori sono contrari. Già 7 di questi casi si sono risolti positivamente, come Matteo, nome di fantasia del 17enne fiorentino, che si era rivolto circa un mese fa all'avvocato Gianni Baldini, presidente dell'AMI Toscana, dopo che i suoi genitori gli avevano negato il consenso a ricevere il vaccino anti-Covid. Dopo circa un mese di discussione, infine siamo arrivati alla comunicazione di una diffida e di un invito alla mediazione rispetto a questo tema, che sarebbe stato l'inizio di una procedura che avrebbe poi visto il giudice competente doversi esprimere sul punto. I genitori proprio ieri ci hanno mandato la liberatoria che avevamo predisposto, facendo assumere a Matteo idealmente quella responsabilità morale di quella decisione, e quindi autorizzano Matteo a vaccinarsi, pur rimanendo dissenzienti, ma comunque accettando la decisione di Matteo, che comunque è un ragazzo di 17 anni e 3 mesi, e accettano questa decisione. Procederemo nei prossimi giorni alla prenotazione appunto della sessione per la prima vaccinazione. Nell'ultimo periodo, in base ai dati raccolti dall'associazione, situazioni di questo tipo sarebbero molte, soprattutto in caso di separazione dei genitori. Matteo non è solo, abbiamo ricevuto diverse decine di chiamate da parte di genitori in situazioni di separazione, ma anche di ragazzi con genitori contrari all'obbligo vaccinale, e questo fa emergere un contrasto importante, il contrasto che vorrei dire anche un po' fra due generazioni. Capita spesso, afferma sempre Baldini, che uno dei due genitori sia contrario al vaccino e l'altro no. È il caso del 16enne aretino, anche lui si era rivolto circa un mese fa all'associazione. Nonostante l'intervento di mediazione da parte del legale, nulla è cambiato. Contestualmente, anche in questo caso, è partita una diffida. Se entro i termini, che scadono il prossimo 19 di luglio, non cambierà nulla, la vicenda potrebbe approdare al Tribunale dei Minori.